cordiale saluto a tutti gli amici del canale YouTube Noi del Marchesato da Tonino Parisi. Come vedete alle mie spalle c'è il liceo classico Diodato Borrelli di Santa Severina, che per ben 17 anni, esattamente dal 2003 al 2020, ha visto protagonista uno dei suoi docenti più amati. Parlo ovviamente del professor Antonio De Rito, che purtroppo è venuto a mancare proprio alcuni giorni fa, il 7 giugno, in maniera assolutamente inaspettata. La sua morte ha colpito veramente tanto tutti quelli che lo conoscevano, dai suoi amici, ai docenti, principalmente dai suoi alunni. Un passaggio a miglior vita che ha destato veramente grande, grande commozione in diverse comunità, quella di San Mauro Marchesato, dove lui abitava insieme alla moglie, quella di Santa Severina, dove lui insegna da quasi 20 anni, e quella di Logo Cabernardi, che ovviamente è il suo paese di origine. E una persona buona, un insegnante di italiano e latino che era molto però propenso all'informatico, un vero animatore digitale era il professor De Rito, che conoscevano tutti, che aveva assolutamente un legame particolare con i suoi alunni per il suo modo particolare di agire. Era, alcune volte era più che un insegnante, più che un professore, un vero e proprio amico, e ovviamente non mancava mai di consigliare i suoi alunni anche in alcuni aspetti che andavano al di fuori di quello che era quello professionale. Ed è per questo motivo che il giorno stesso della sua dipartita, la classe quinta B attuale, che in questi giorni dovrà affrontare anche gli esami di maturità, ha deciso di organizzare una fiaccolata e di riempire letteralmente quello che è il sito ufficiale su Facebook del liceo Diodato Borrelli con alcune frasi molto importanti. Io ho raccolto un po' di frasi e ho mischiato un po' il tutto, mettendo anche il piccolo video che loro hanno realizzato della fiaccolata. Guardate. Bene, alle mie spalle vedete questa scritta: bisogna fare della propria vita come si fa un'opera d'arte. È proprio una frase che rispecchia realmente e in maniera assolutamente palese quella che era la filosofia di vita del professor De Rito. Una iniziativa molto bella da parte di alcuni alunni della quinta A dell'anno scolastico 2017-2018, capitanata dal bravissimo Vincenzo Vona, che si sono uniti e hanno voluto regalare a lui, regalare anche ai studenti del passato e ai studenti del futuro, un bellissimo murales che va a ricordare appunto la figura del professor De Rito. Un disegno, un affresco, un murales realizzato dal bravissimo artista Giuseppe Garofalo, ex studente anche del liceo Borrelli e anche concittadino del professor De Rito, appunto di Rocca Bernarda. Un murales che ha richiesto diversi giorni per essere ultimato, un disegno che Giuseppe ha fatto veramente con il cuore. In seguito vi propongo quelli che sono i vari momenti della realizzazione del video, una piccola intervista all'artista. L'artista da strada Giuseppe Garofalo, che è stata acquisita e commissionata questo lavoro molto importante che ha alle sue spalle, ovviamente in onore del professor De Rito, un professore molto amato qui a San Sini, che purtroppo è venuto a mancare alcuni giorni fa. Tu hai fatto sicuramente tante opere e disegni nel circondario, nel Crotonese, negli ultimi anni, però fare un disegno di una persona che si è conosciuta è sicuramente diverso, Giuseppe. È abbastanza diverso, sì, perché comunque è un disegno onorario, quindi è difficile, diciamo, rappresentare una persona così importante in poco tempo anche. Conoscevi bene il professor De Rito? Com'era? Se lo dovessi descrivere? Allora, in realtà bene
bene bene no, perché lui venne quando io facevo il terzo ed era nell'altra sezione, quindi lo conoscevo solo di persona occasionalmente. Mi ricordavo sicuramente, o meglio, mi ricordo sicuramente che è stata una grande persona a livello di intelligenza e di cultura. Quando mi hanno contattato mi hanno riferito la possibilità, diciamo, di iniziare questo disegno. Ovviamente ho dato subito la disponibilità, perché essendo innanzitutto la scuola, quindi il liceo classico, la mia ex scuola, poi soprattutto perché conosco il professor De Rito, conoscevo il professor De Rito, il quale era anche di Rocca Bernarda, ho deciso, nonostante le difficoltà, di iniziare il lavoro, perché è il prima possibile soprattutto. E anche Giuseppe, diciamolo, perché tu non lo vuoi dire, anche di farlo in maniera quasi gratuita, perché voglio dire, quello c'è l'amicizia, è stato, giusto? È una disponibilità, perché è troppo importante come cosa, al di là dell'aspetto economico, che poi comunque è notevole, però diciamo volevo farlo come gesto anche per la scuola, per gli insegnanti e per soprattutto gli ex alunni del professor De Rito, con cui ho condiviso molti anni. Disegno, ogni tua opera ha un significato, questo che significato ha? Allora, il significato è ovviamente dedicato al professor scomparso, quindi il ritratto è la cosa più importante. Poi accanto al ritratto c'è un libro dal quale esce una pagina sospesa, nel quale è riportata una delle frasi che lui diceva sempre durante, sia agli insegnanti ma anche agli alunni. Poi si può vedere anche un foglio che vola. Tutto questo è rappresentato in maniera frivola, nel senso che la vita è come se fosse una cosa abbastanza leggera. Infatti al fianco del volto del professor De Rito c'è un libro aperto dal quale esce una pagina nella quale è riportata una delle frasi che lui ripeteva molto spesso. E, in sospensione possiamo trovare anche un altro foglio dal quale perdono dei pezzi. L'utilizzo dei pezzi rappresenta la leggerezza e la brevità della vita, infatti ho voluto rappresentare questo aspetto che secondo me è una delle cose più importanti nel disegno, cioè che la vita è molto breve e quindi dobbiamo farne tesoro. Poi le frasi, credo che sia la frase più importante anche a livello del disegno, perché come riporta dice che bisogna fare della propria vita come un'opera d'arte, quindi ho voluto rappresentare al massimo una grande opera per un grande. E sono proprio alcuni ragazzi della quinta A del 2018 che hanno voluto esprimere un pensiero nei confronti del loro caro professor De Rito. Vincenzo, come nasce l'idea di realizzare questo murales? L'idea di realizzare il murales non è casuale. Abbiamo deciso di optare per il murales perché, come ha precedentemente puntualizzato la dirigente, la targa o l'encomio sarebbero stati retorici. Mentre secondo noi, voglio puntualizzare che si tratta della quinta A dell'anno scolastico 2017-2018, abbiamo deciso di scegliere il murales perché incarna perfettamente quello che era lo spirito creativo del professore. Allora Giovanni, il professor De Rito non era un semplice insegnante. Infatti il professore era anche un maestro di vita, con la sua cultura, le sue esperienze, i suoi aneddoti. Sarà difficilissimo dimenticarlo e non potrà mai arrivare un suo sostituto. Allora Francesco, sono tanti i ricordi che ti legano al professor De Rito. Sì, i ricordi che ci legano al professor De Rito sono tanti, ma sarebbe impossibile elencarli. Però mi piacerebbe ricordare a nome di tutta la classe che finché una persona vive nei nostri cuori non morirà mai. Sabato, qual è stato il miglior insegnamento del professor De Rito? Il professore De Rito non è stato un semplice insegnante di italiano, ma attraverso le sue lezioni ha insegnato ai suoi studenti come utilizzare la letteratura e la filosofia per affrontare le difficoltà della vita di tutti i giorni e quindi avere una vita più felice. Teresa, ci sono ovviamente dei ringraziamenti doppi che devi fare. Sì, innanzitutto come classe vogliamo ringraziare Giuseppe Garofalo, al quale abbiamo commissionato questo meraviglioso murales, poi al comune che ce l'ha permesso, al liceo e grazie a te che sei comunque sempre disponibile. Thank you.
caffè lungo senza zucchero.